Nella notte tra sabato e domenica sei stato protagonista di un episodio di omofobia che hai denunciato sui social network. E cosa è accaduto? Purtroppo ero ad un compleanno in un locale qui di Cuneo e cosa è successo? Quando sono rimasto per un attimo solo all'esterno di questo locale ho cominciato a ricevere degli insulti e degli scherni. Io ovviamente ho risposto e al mio chiamare l'aggressore tesoro, perché ho semplicemente detto tesoro non mi fai paura, non mi toccare, lui si è arrabbiato, gli è partito l'embolo e mi ha prima tirato un pugno alla schiena mentre stavo di spalle, mi ha buttato a terra e ha cominciato a prendermi ripetutamente a calci sulla schiena. Eravamo un gruppo di 14 persone, 10 erano appena andate via perché ci dovevamo spostare in un altro locale e io stavo aspettando le 3 persone dentro che stavano pagando semplicemente. Io ero tranquillamente all'esterno di un locale senza fare nulla, ero da solo in silenzio, semplicemente avevo un cerchietto da unicorno in testa perché era il tema della festa di compleanno e basta, quindi ero lì, non ho detto nulla, non ho fatto nulla, ero semplicemente ad aspettare che appunto i miei amici pagassero per continuare la serata. Una delle cose che mi ha detto per cui io mi sono acceso è che mi ha dato del ricchione, proprio papale papale. Tra l'altro non direttamente a me, ma alla persona, al ragazzo con cui stava fuori, un suo amico credo, che gli ha detto, lo sapevo che era ricchione, in quel modo di dirlo a voce alta, giusto per farsi sentire, voleva farsi sentire anche senza dirlo direttamente a me. Dopo quello che è successo all'inizio volevo semplicemente dimenticare l'accaduto perché ero in uno stato del è successo davvero o non è successo, però dopo aver dormito qualche ora mi sono svegliato con ancora molto male alla schiena e allora ho deciso di andare in pronto soccorso. In pronto soccorso ovviamente ho parlato delle percosse, c'è stato l'inizio della denuncia e sono appunto stato al pronto soccorso di Cuneo che mi hanno fatto tutti gli esami per controllare che non fosse nulla di grave e poi avere il referto per poter andare alla questura. Ecco, tu hai in qualche modo reso nota la vicenda proprio grazie ai social network. Sì, perché purtroppo, fortunatamente a livello fisico non mi è mai successo, a livello verbale tante volte, sia nelle mie zone d'origine, quindi in provincia di Sondrio, in Lombardia, sia a Torino dove vivo, qui no, perché non ho vissuto molto questa zona, perché è una mia amica di queste zone e sono venuto qui apposta, però comunque sia in provincia che in città queste cose ci sono. Fisicamente per fortuna non mi è mai successo, però ho voluto denunciare questa cosa sia in questura che sui social perché non ha senso che nel 2023 ancora ci sia troppe persone che dicono che queste cose sono casi isolati, non esistono, non hanno importanza, perché purtroppo a giorno d'oggi io non vivrò l'aggravante per questa persona del fatto che mi ha picchiato solo perché sono una persona queer. E quanto è diffusa l'omofobia sul nostro territorio? Purtroppo ancora tanto, e perché comunque noto tantissime persone che ancora hanno paura, soprattutto chi vive in provincia, di dichiararsi, di essere allo scoperto, tra virgolette. Pensi che in qualche modo possa nascere anche qualcosa di buono da questo episodio così spiacevole? Ma io spero di sì, perché comunque denunciare sia a livello appunto legale, questura eccetera, che anche solo di metterci la faccia, secondo me serve, perché fa capire che queste persone non vanno assecondate, non bisogna averne paura, perché comunque io non ho né paura, non mi sento debole dopo questa cosa qua, anzi l'ultimo che ride sono io, diciamo così, come è il modo di dire che si dice.